Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi, come ho detto nel video precedente, oggi vi porto un po' in giro con la mia moto e facciamo due prove di scatto in modo da mettere in pratica quello che abbiamo visto nei video precedenti. Quindi, allora, io oggi mi porto questa bellissima Nikon Z50 che ho fatto una recensione e ve la metto qui. E ci sarà una piccola sorpresa, cari amici, perché giustamente per portarvi in moto e mettere questa qui sulla moto, sinceramente, non è tanto il caso. Quindi, dopo un'attenta ricerca, ho preso questa bellissima, la DJI Osmo Action. Il tutto mettiamo dentro questo bellissimo zaino monospalla che ho fatto la recensione e ve la metto qui. Prepariamo lo zaino, prepariamo il casco, così ci mettiamo la Osmo Action e ci andiamo a fare un bel giretto. Quindi ci vediamo dopo. Amici, benvenuti on board sulla mia amatissima Harley Davidson. Allora, adesso stiamo percorrendo la statale 16 in Fossa Cesia, adiacente alla bellissima, come vedete, Costa dei Trabocchi. Allora, adesso vi porto in un punto dove ogni tanto ci faccio qualche foto per i matrimoni, qualche book fotografico, che c'è un bel trabocco. La giornata sembra abbastanza buona, un po' ventilata. E il cielo diciamo che è abbastanza buono, diciamo. Quindi ci godiamo questo giretto. Purtroppo c'è un po' di traffico oggi, se no vi facevo sentire anche un po' il sound della mia piccola. E quindi, cari amici, allora andremo a vedere, oggi andremo a concludere un po' questo discorso basato sugli ultimi video che ho fatto, che praticamente si è basato su come utilizzare una macchina fotografica, le relative ottiche, il sensore, come impostare il diaframma, quindi anche la profondità di campo e tutto quanto. Ok, procediamo nel frattempo con un po' il sorpasso. E quindi oggi concludiamo questo bel discorso. Quindi se vi fa piacere, cari amici, una bella spulciata e anche una bella accelerata. Eccoci qua, cari amici, questa è la famosa pista ciclabile della Costa dei Trabocchi, come vedete. Perfetto. Bene, guys, allora oggi proviamo pure l'audio della Osmo Action. Quindi adesso ci troviamo nella pista ciclabile e come avete visto qua nella Costa dei Trabocchi. Adesso scendiamo sotto e ci posizioniamo per fare qualche fotografia. Quindi, cari amici, che ve ne pare di questo bel paesaggio? Oggi il mare sta pure un po' in burrasca, però tranquillissimo. Quindi, mo scendiamo sotto e prepariamo il setting per fare queste foto. Dai, ci vediamo dopo. Come vedete, cari amici, allora facciamo qualche scatto, dato che comunque oggi la luce è molto molto intensa, quindi useremo un diaframma molto molto chiuso, quindi un diaframma tipo anche 20-22, e provvediamo a fare questo bellissimo scatto che vedete qui, cari amici. Vedete, cari amici?
Oggi veramente una bellissima giornata e facciamo questo scatto. Ok, perfetto. Bene amici, mi sono spostato e praticamente adesso cercherò di prendere il contrasto, ecco, come in questo caso qua, cercherò di prendere utilizzando le impostazioni a diaframma in priorità di tempi, in modo da riuscire a congelare, utilizzando quindi dei tempi veloci, e riuscire a congelare proprio l'impatto dell'acqua sugli scogli. Vediamo un po' se ci riusciamo. Ecco. Bene amici, allora questa è la mia bellissima moto. Benissimo, oggi vi ho portato qui dove abbiamo fatto 3 o 4 scatti in modo da gestire le varie impostazioni della macchina fotografica. Quindi abbiamo fatto uno scatto in manuale ed abbiamo gestito tempi, diaframma e ISO. Abbiamo fatto uno scatto con priorità di diaframma e quindi i tempi e l'ISO se li è gestita la macchina fotografica, e in più abbiamo fatto anche a priorità di tempi in modo da congelare bene le onde che avevano l'impatto sugli scogli, quindi dei tempi più veloci. Bene cari amici, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, un abbraccio, vi ringrazio, mi raccomando un'iscrizione al mio canale, una spolliciata su questo video e i video successivi che vedrete, un abbraccio a tutti quanti dalla pista ciclabile, è tutto e ci vediamo al prossimo video cari amici, un abbraccio, ciao 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 ciao.